Sabrina, 21 anni, da qualche giorno lavora a Omegna e per questo aveva cercato e trovato una casa in affitto, caparra all'agenzia pagata, ma poi qualche giorno dopo l'amara sorpresa. Non vogliamo affittare la casa a persone disabili, le parole sconcertanti dette dai protagonisti all'agente immobiliare. Mi sono sentita discriminata e sono rimasta basita, le parole di Sabrina, che dopo aver denunciato quanto accaduto ha ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza e solidarietà, con interessamento anche del sindaco Paolo Marchioni. Ultimo saluto venerdì alle 14.30 nella chiesa collegiata di San Vittore di Cannobbio per Gabriele Zanni, di 53 anni, il ristoratore morto a Falmenta mentre cercava funghi ieri mattina a causa di una caduta. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria dell'opera Pia Uccelli. La famiglia invita a non inviare fiori, ma a destinare offerte al Soccorso Alpino, alla Croce Rossa e alla Fondazione Medicina Attiva di Cannobbio. Zanni era molto noto in città per la sua attività di ristoratore e per l'impegno nell'organizzazione di eventi e iniziative. ZTL, incontro fra Confcommercio, Altopiemonte e Comune, analizzati i risultati incassati dal progetto, ipotizzata la sua riproposizione anche per il 2019. Le parti hanno deciso di aggiornare i lavori ad un nuovo incontro. Si terrà a ottobre, intanto i commercianti del centro insistono a dire di no al progetto dell'isola pedonale. Spostamento dell'ufficio postale di piazza 29 agosto a Premosello nei locali della filiale BPM di via Caduti per la Libertà, chiusa da mesi. Sopralluogo nei giorni scorsi negli spazi della banca, che da ottobre torneranno di proprietà comunale. Il sindaco Giuseppe Monti riferisce che l'istituto di credito lascerà quasi totalmente gli arredi degli uffici, compreso l'impianto di aria condizionata. Si attende l'incontro con Poste Italiane. Verbania non dimentica, domenica 23 settembre prenderanno il via le iniziative per celebrare il 75esimo anniversario dell'eccidio degli ebrei sul Lago Maggiore. Mai più è l'evento organizzato da Casa della Resistenza e Comune di Verbania a memoria di uno degli eventi più terribili accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Domenica 23 settembre, primo appuntamento alle ore 15 presso la Casa della Resistenza con Liliana Picciotto, che presenterà il libro Salvarsi, gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945.